Allora, anche stasera stiamo parlando di 45 giri e quindi Marta, dici di che cosa parla questo spettacolo? Marta? Eccomi! Marta! Eccomi! Ma che hai Ah, fatto? Perché ho fatto la ecco. gigante della vita! No, non ti vedevo più, Ah, capito, ma cioè, se... ho Allora, questa la capito. mettiamo dietro. Vabbè, la mettiamo dietro. È arrivata quella reale, finalmente, dopo un'ora. Scusa, ma No, avete vabbè. fatto... Vabbè. Ciao, ciao, ciao. Allora, siamo arrivati, cioè, sono arrivata... Io sono un po' in ritardo, ma mi farò perdonare. Al secondo episodio... Episodio? Puntata. Puntata, come volete, di da preparazione a 45 giri. Lei è Margherita Massai, la mia aiuto regista, e oggi parliamo di un tema preponderante all'interno dello spettacolo: la follia. Che Chissà nuovo. perché abbiamo scelto la follia. La follia sarà caratteristica di tutto il nostro spettacolo, ma soprattutto di Matilda, che è la protagonista dei 45 giri. Matilda è un personaggio molto particolare che già avete conosciuto l'altra volta per metà, che ridete. E è un personaggio che si presenterà sulla scena proprio attraverso questo sentimento, che poi è un sentimento molto particolare, la follia. La follia nel nostro spettacolo è presente non in maniera normale, ma è presente in una maniera non psicologicamente contorta, ma forse una follia razionale che è tale perché vuole giustificare dei comportamenti irrazionali che questa protagonista avrà nei confronti delle persone. Ride perché penso alla caratterizzazione del personaggio. La follia, che quindi sarà il chiave conduttore, la chiave, il filo conduttore che ci porterà a capire esattamente qual è il succo di tutto lo spettacolo, qual è il tema principale, perché non è la follia, non è la follia il succo di quello che vogliamo raccontare. No, Margo, vi ho fatto un giro di parole, ma... No, direi che il tema a cui vogliamo arrivare sono gli argomenti di cui tutti noi abbiamo un'idea in mente, ma non parliamo di questi argomenti perché non sta bene, perché la società richiede altro e quindi noi che siamo persone normali e posate non è necessario parlare di questo. E quindi un folle mette in scena quello che in realtà è il pensiero di tutti. Però appunto il folle è giustificato perché è folle, quindi Siamo noi i primi che nella può fare società, tutto. quando vediamo un matto che fa qualcosa di anormale, di particolare, siamo i primi a dire, vabbè, lo giustifichiamo perché tanto il matto è folle. Quindi la nostra è una follia giustificatrice, è una follia che finalmente ha il coraggio di spiccare all'interno di un contesto sociale o non per voler raccontare quella che poi è la verità, che probabilmente ognuno di noi ha in Effettivamente. testa, ma che nessuno ha. Mai o quasi mai il coraggio di raccontare, per svelare una cosina che in realtà è molto più profonda in ogni essere umano, ma che ancora non diciamo perché non possiamo spoilerare niente. Ma la follia è il filo conduttore, non è così? È così, È così. direi. Quindi, tenendoci su questo filino, che Un po' di però è davvero suspense. vi diciamo che stiamo lavorando su questo e le scene che stiamo costruendo con gli attori che adesso non vedete sono proprio delle scene che hanno la follia come protagonista. La follia razionale, la follia che sa assolutamente di essere tale e che gioca proprio sul fatto di essere follia. Non solo con i personaggi nei quali entra e dei quali si prende possesso, ma speriamo che lo possa fare anche sul pubblico per far capire a coloro che saranno seduti lì cosa vuol dire e in quale chiave abbiamo cercato di utilizzare questo sentimento che abbiamo visto tante volte in altri spettacoli. Sì, quindi speriamo che questo messaggio arrivi e che tutti noi possiamo riflettere su quello che pensiamo e su quello che è giusto dire o non dire in determinate situazioni, perché il buon senso ci ferma a tutti e ci fa mettere, diciamo, una barriera protettiva e quindi ci mostriamo per quello che in realtà non siamo e in parte appunto nascondiamo.
quelli che sono i pensieri più comuni, ma anche più sinceri, direi. E invece il teatro ha il compito di sdoganare assolutamente queste, di mettere altre maschere, ma di mettere a nudo quella che poi è il nostro volto reale. Il teatro è il periodo ipotetico della realtà. Lo so. Ci vediamo in teatro, ancora non vi possiamo dire quanto, quanto, tanto. Ci vediamo tanto, quando... non ve lo diciamo. Ancora non ve lo diciamo, ma state con noi, perché tra poco ve lo diremo. Tra l'altro cambiano le location, cambia tutto, c'è un sacco di novità. 45 giri. Alla prossima, ciao!